emergenza in Emilia-Romagna, oltre 35.000 persone evacuate, più di 100 comuni alluvionati e 500 strade chiuse. Questa mattina un elicottero è caduto mentre cercava di rimediare ai danni del maltempo, 4 i feriti. In partenza dal G7 di Hiroshima, domani la Premier Meloni sarà nelle zone colpite dalle alluvioni. Dovremo stanziare le risorse per l'emergenza, per quelle della ricostruzione. Aspetteremo di capire di più parlando con le persone, ha detto il capo del governo. In Ucraina ancora attacchi su Kiev, a Bakhmut si continua a combattere, al G7 in Giappone è stato il giorno di Zelensky, dal Papa l'appello affinché a Hiroshima siano gettate le basi della pace e della sicurezza. Corteo per la vita a Roma, 120 associazioni in marcia per testimoniare la bellezza della famiglia, dalla manifestazione l'appello a difendere la vita in ogni sua fase, dal concepimento fino alla morte naturale. 80 anni fa a Cellino San Marco nasceva Albano, lui e Romina Power hanno portato al successo brani come Felicità, Nostalgia Canaglia, Ci sarà, oltre 25 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 26 dischi d'oro e 8 di platino. Edizione delle 18.30, ben ritrovati negli studi del TG2000. L'allerta rimane rossa dunque in Emilia-Romagna e continuerà per tutta la giornata di domani. Oltre 35.000 gli sfollati, caduto un elicottero nel Ravennate. 4 persone sono rimaste ferite. Letizia Lavoli. Salgono di ora in ora i numeri degli sfollati e degli interventi di soccorso da questa mattina anche i quartieri a nord di Ravenna. Alcuni piccoli comuni più vicini alla città sono stati evacuati. Evacuate anche alcune località lungo l'Appennino a rischio frane. In tutto sono 35.000 le persone costrette a lasciare le proprie case, finora accolte nei centri allestiti dalla Protezione Civile, da amici o da chiunque possa fare ospitalità. Io sto guardando la casa di qui e vedo solo che lei c'è ancora, è lì appesa. Siamo stati accolti benissimo, per fortuna, nel convento delle suorine, delle suore, e ci trattano benissimo. La casa di Marco, minacciata da una frana, regge ancora, ma nessuno in pianura o in collina sa quanto potrà tornarci. Anche a Lavezzola, nel Ravennate, volontari, abitanti e protezione civile lottano contro il tempo per rafforzare gli argini e salvare il paese dalle inondazioni. Dovremo stendere dei teli che stanno arrivando di qua dai sacchi, facendoli appoggiare sui sacchi che ci sono. Qui dove noi appunto stiamo mettendo i sacchi è una zona molto pericolosa per la piccola cittadina di Lavezzola, che al momento rimane fondamentalmente l'unica cittadina del circondario ancora all'asciutto. In totale sono 27 le zone ancora allagate, su oltre 100 comuni alluvionati, più di 500 le strade chiuse per allagamenti o frane, il cui conteggio è arrivato a 350. Acqua e terra rendono difficili, se non bloccate, anche i collegamenti ferroviari da e per la Romagna, lunghissime le code in autostrada. Decine di migliaia le persone senza luce, questa mattina un elicottero è caduto mentre dei tecnici cercavano di riparare dei guasti alle linee elettriche. 4 i feriti, ma nessuna vittima. Vuole caduto sopra lì, dopo è tornato qua, è tornato come testa, è andato giù, testa di terra, è andato giù così, dopo è andato boom, io girare con bici qua, aiutato 2 persone. Domani la Premier Meloni visiterà le zone alluvionate dopo essere rientrata in anticipo dal G7, mentre questo pomeriggio il Presidente Mattarella ha telefonato ai sindaci delle zone colpite esprimendo la propria vicinanza al dramma della popolazione. Vediamo com'è la situazione a Ravenna, colleghiamoci in diretta con l'inviato Maurizio Dischino. Maurizio, a te. Buonasera a te Barbara, a chi ci sta ascoltando. Qui ci troviamo nel punto più critico di Ravenna, è la fornace Zarattini, lo vedete alle mie spalle, questa è la massa d'acqua che è arrivata fino alle porte di Ravenna nella parte ovest, creando tanta distruzione e anche morte purtroppo, e siamo in un punto critico, viene chiamata come la chiave che potrebbe essere di accesso dell'acqua alla città di Ravenna. Hanno creato una barriera, tra poco lo vedremo nel servizio, operatori che oggi hanno lavorato tutto il giorno, e qui vicino a noi c'è il canale Magni, adesso il nostro buon operatore Mauro D'Agostino ce lo fa vedere, il canale Magni lo vedete così ingrossato ma è sotto controllo, nei giorni scorsi era ancora più alto e quindi tutti lo guardavano con grande apprensione. Comunque continua ad esserci l'apprensione, l'emergenza, dal primo pomeriggio la pioggerellina così fine anche adesso ha continuato
continuato senza quasi mai smettere. È stata anche una giornata durante la quale la polizia, i vigili urbani sono andati in giro per le frazioni di Ravenna per chiedere di lasciare le case, non tutti sono stati molto d'accordo. Ci sono tanti danni all'agricoltura, tanti danni all'economia e poi gli sfollati solo nel Ravennate, ecco, si parla di 4.200 sfollati tra 60 alberghi che si sono proposti gratuitamente per accogliere le persone sfollate. Noi ci troviamo in un albergo che sta ospitando gratuitamente anche una comunità di recupero, e poi sono stati ospitati in hub della Protezione Civile, tra cui un museo di archeologia che per alcuni giorni è stata anche una casa di protezione per sfollati. Ma sentiamo come hanno lavorato gli operatori del Consorzio della Romagna in questa zona di Fornace Zarattini, dopodiché la linea può tornare allo studio. L'elicottero dei vigili del fuoco sorvola l'area alluvionata di Fornace Zarattini alla periferia ovest di Ravenna. È il punto più critico della città dell'Emilia-Romagna, investita da piogge abbondanti e persistenti a tal punto da fare sondare fiumi e decine di canali fino alle porte di Ravenna, in zona Fornace Zarattini, dove gli operatori del Consorzio di Bonifica della Romagna hanno alzato e continuano a puntellare un muro di terra e teli di plastica per evitare che entri in città la massa d'acqua arrivata dall'area di Forlì, dopo aver inondato altre frazioni di Ravenna come Russi, Godo e Coccolia. Il rischio è che questa massa d'acqua possa fare sondare anche il canale Magni che costeggia l'area commerciale alluvionata a Fornace Zarattini, che nel frattempo è stata evacuata. Noi le campagne sono tutte inondate, tutte, siamo tutti a mollo, tutti è triste perché insomma sono i sacrifici di una vita, quindi mutui, case, tutto è andato male, tutto. I canali non tengono più e quindi tutti ci preoccupiamo di spostare i mezzi in zone più sicure, più alte per preservarci dal pericolo. A causa del rischio di esondazione del canale Drittolo in località chiusa San Marco, sempre a Ravenna, è stato ordinato lo sgombero anche nella vicina frazione di Borgo Montone. Aspettiamo che arrivi l'acqua. Quindi lei non va via? No. Perché? Perché il canale che è a 600 metri dal di qui è dentro gli argini. Ma anche lei vuole rimanere qui? Sì, sì, rimango qui. Perché? Perché qui penso che siamo insicuri, perché il fiume è diminuito. I fossi sono a livello, per ora non c'è problema. E insomma, lo stiamo sentendo, sono tante le storie di chi in questi giorni si è visto portare via tutto dall'acqua, come questa parrucchiera di Sant'Agata sul Santerno. Luigi Ferraiuolo. A Sant'Agata sul Santerno, nel Ravennate, devastata dall'alluvione, c'è disperazione tra i residenti. Oh, scusa. Non ho più niente, dice in lacrime una donna nel proprio negozio di parrucchiera. Vedo pur qua dentro. Le mie foto. Stai indietro, arrivo. Questo era un appartamento. Questo era un negozio da parrucchiere. Il mio negozio. Questo era un negozio da parrucchiere. Guarda, non faccio vedere le bonacine. Signora, questo era il suo negozio. Il mio negozio, sì, purtroppo. Purtroppo non c'ho più niente, guardi dalla testa come si è ridotto, non c'è più niente. Quest'altro che catastrofe, se voglio rovinare la gente è l'augurio peggiore che ci si possa dare. Il fango è ovunque, le attrezzature rese inutilizzabili. Adesso proprio devo dire basta, non c'è niente da fare. Ma la potenza dell'acqua è stata micidiale per ridurre la roba così. I danni sono ingenti nel paese, l'ondata di piena ha raggiunto 3-4 metri, allagando completamente tutti i piani terra delle abitazioni. E il maltempo sta flagellando un po' tutta l'Italia. A Reggio Calabria un uomo è morto travolto da un albero a causa del forte vento. L'allerta maltempo si estende anche al Piemonte. Beatrice Bossi. Non c'è solo l'Emilia-Romagna a fare i conti con le vittime del maltempo. L'Italia è sott'acqua e anche la Calabria piange la morte di un uomo. Si tratta di un avvocato 57enne di Reggio Calabria, ucciso dal peso di un albero venuto giù per il forte vento. Le raffiche si stanno abbattendo su tutta la costa tirrenica. Diversi stabilimenti di Praia a Mare in provincia di Cosenza sono stati distrutti e anche un tratto della A2 è stato interdetto ai mezzi pesanti.
Sono numerose le regioni che dovranno affrontare la prossima ondata di maltempo in arrivo già domani dalla Tunisia. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione in Calabria e Piemonte, dove il Po rischia di quintuplicare la sua capienza, gialla invece per Sardegna e Toscana. Qui, nell'Alto Mugello, il terreno è carico d'acqua e il rischio idrogeologico è altissimo. I sindaci della zona hanno invitato i cittadini a rimanere in casa, ma alcuni sono già prigionieri. 500 persone sono intrappolate nei paesi a seguito della caduta di massi e fango sulla strada. Da qui in poi avremo solo un'accelerazione di questi fenomeni, più numerosi, più frequenti, più violenti, fuori dalle stagioni tipiche, appunto, fuori dalle regioni tradizionali. Spostiamoci in Giappone, al G7 oggi è stato il giorno del presidente dell'Ucraina, Zelensky. Da Mosca intanto il viceministro degli esteri minaccia l'Occidente paventando rischi colossali se dovesse fornire F-16 all'Ucraina. Dal Papa l'invito ai grandi della terra a gettare basi per la pace. Antonio Soviero. Dopo la visita al vertice della Lega Araba a Jeddah, gran cerimoniere il discusso principe ereditario saudita Bin Salman, Zelensky arriva alla G7 di Hiroshima. Il presidente ucraino tiene una serie di colloqui bilaterali, ma il faccia a faccia più interessante è quello col primo ministro indiano Modi, il quale afferma che farà tutto il possibile per trovare una soluzione al conflitto russo-ucraino. Difficile capire cosa farà in concreto, visto che l'India è uno dei giganti della terra, un'altra è la Cina, che non solo non applicano le sanzioni alla Russia, ma acquistano di tutto da Mosca, finanziando indirettamente l'invasione. Mosca che non prende affatto bene l'ok dell'Occidente alla consegna degli aerei da guerra a Kiev. I paesi occidentali corrono rischi colossali se forniranno all'Ucraina gli F-16, afferma il viceministro degli esteri Grushko. Alla G7 si rivolgono anche la Cina e il Papa. Pechino mette in guardia i potenti della terra, non sottovalutate la nostra determinazione su Taiwan, mentre Francesco, nella lettera al vescovo della città giapponese che ospita il summit, auspica il G7 getti le fondamenta per una pace duratura e per una sicurezza stabile e sostenibile a lungo termine. Infine, poco fa da Hiroshima, Giorgia Meloni ha detto: l'Ucraina, come sapete, sa di poter ampiamente contare sul sostegno italiano a 360 gradi. Poi la premier italiana ha anticipato qualcosa del documento finale del summit. Nelle conclusioni si troverà il sostegno all'Ucraina da parte dei membri del G7 fino a quando sarà necessario il tema. Per annunciare infine che il G7 2024 a guida italiana si terrà nella seconda metà di giugno in Puglia. E non di contra... Sul campo intanto continuano gli attacchi su Kiev e in diverse zone del paese. La Wagner annuncia la presa di Bakhmut, ma gli ucraini smentiscono. Massimiliano Cochi. Con la bandiera russa nelle mani e i suoi mercenari schierati alle spalle, il fondatore del gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin, su Telegram annuncia la presa completa di Bakhmut. Oggi a mezzogiorno, dice, abbiamo preso il controllo di tutta la città, annunciando poi che il 25 maggio i suoi miliziani si ritireranno per consegnarla all'esercito regolare russo. Non è la prima volta che Prigozhin annuncia la conquista di Bakhmut e, come le altre volte, anche oggi è stato smentito dal comando militare ucraino, secondo il quale ci sono pesanti combattimenti in corso e la situazione è critica, ma le truppe di Kiev mantengono le loro postazioni nell'area. Bakhmut era una città dove vivevano 70.000 persone, oggi è una distesa di macerie sulle quali si continua a combattere e a morire, nonostante la guerra sia in una fase di stallo. Infatti questo è il fronte su cui entrambi gli eserciti continuano a sacrificare un numero enorme di vite umane. Una vittoria qui non cambierebbe le sorti della guerra, ma avrebbe un enorme valore simbolico. Per questo né russi né ucraini sono disposti a rinunciarvi e per questo, secondo quanto sostiene l'intelligence britannica, i russi hanno schierato nuovi battaglioni proprio attorno a Bakhmut, uno sforzo enorme per un esercito che ha ormai impegnato nei combattimenti quasi tutte le sue unità. La notte scorsa, intanto, un nuovo massiccio attacco con droni e missili è stato portato contro decine di città ucraine, compresa la capitale Kiev. Questa volta, però, la difesa aerea ha neutralizzato tutte le minacce. 5 civili sono stati uccisi, invece, nei bombardamenti avvenuti tra venerdì e sabato nelle regioni di Kherson, Kharkiv e Donetsk, mentre altre 9 persone sono rimaste uccise nella regione di Zaporizhia. Un'ultima ora, arrivata in redazione in questo momento, posso confermare che Papa Francesco ha affidato al Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, l'incarico di condurre
una missione in accordo con la Segreteria di Stato che contribuisca ad allentare le tensioni nel conflitto in Ucraina, nella speranza mai dimessa dal Santo Padre che questo possa avviare percorsi di pace. I tempi di tale missione e le sue modalità sono attualmente allo studio. Queste sono le dichiarazioni del direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha risposto così alle domande dei giornalisti. Adesso andiamo avanti, 10 milioni e mezzo di cittadini sono chiamati alle urne in Grecia, si vota per eleggere i 300 membri del Parlamento, ma in questa vigilia di elezioni sta facendo discutere un video della Guardia Costiera greca diffuso dal New York Times, come ci racconta Luca Sebastiani. Tiene banco in Grecia il caso dei migranti lasciati dalla Guardia Costiera su un gommone alla deriva nel mare Egeo. Nel video shock girato da un attivista austriaco sull'isola di Lesbo e pubblicato dal New York Times, si vedono alcuni uomini mascherati che caricano su un furgone 12 migranti. Tra loro anche donne e bambini, provenienti da Etiopia, Somalia ed Eritrea. Dopo averli spostati su una motovedetta e aver raggiunto il confine delle acque territoriali greche, i 12 vengono lasciati in mare. I fatti risalgono ad aprile e ad intercettare l'imbarcazione senza motore sono state poi le autorità turche. Sotto accusa il governo greco e la sua linea dura contro i migranti, portata avanti dalla Guardia Costiera, già da tempo sotto i riflettori per le sue operazioni al limite dell'irregolarità. Medici Senza Frontiere ha criticato la condotta di Atene, così come l'Alto Commissario ONU per i diritti umani, che ha richiesto un'indagine indipendente. Ma per il premier Kyriakos Mitsotakis, che cerca una riconferma nelle elezioni di domenica, la gestione delle migrazioni è stata dura ma giusta. Intanto da Hiroshima i leader del G7 si sono impegnati a proteggere le libertà fondamentali dei rifugiati, a garantire migrazioni sicure e a combattere i trafficanti. All'interno del documento finale del summit anche il riconoscimento degli importanti benefici economici e sociali che i migranti possono portare ai nostri paesi. Rientriamo in Italia, 50.000 persone in piazza a Napoli per protestare contro le politiche del governo del lavoro del governo ed è il terzo sabato consecutivo di proteste. Federico Plotti. Dopo Bologna e Milano i sindacati confederati fanno il pieno anche a Napoli. Circa 50.000 le persone che hanno risposto alla chiamata di CGIL e CISL e UIL e hanno affollato il lungomare del capoluogo partenopeo. Terzo sabato consecutivo di protesta contro le politiche sul lavoro del governo e contro il nuovo decreto in materia approvato dal Consiglio dei Ministri il 1 maggio scorso, proprio nel giorno della festa dei lavoratori. Servono scelte strutturali, dicono all'esecutivo, per superare la precarietà, per aumentare i salari, combattere l'evasione fiscale e fare una vera riforma del fisco che riduca la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati. Aspettiamo di capire se il governo dà un segnale di disponibilità per la ripresa del dialogo e del confronto. Diversamente non staremo con le mani in mano. Dito puntato anche sull'autonomia differenziata, una riforma inutile, dicono, che produce altre divisioni nel paese, aumentando le diseguaglianze anche in termini lavorativi. I cittadini di questo paese hanno diritto e hanno la stessa dignità per avere l'assistenza sanitaria, l'istruzione, il lavoro, allo stesso modo se vivono in Campania, in Calabria, in Puglia, se vivono in Lombardia, in Veneto. Noi pensiamo che sia questa l'emergenza, poi possiamo parlare di autonomia differenziata. Sul lavoro nessun compromesso, se il governo non mostrerà un cambio di rotta pronti a usare tutti gli strumenti che abbiamo, dice il segretario della CGIL Maurizio Landini, che evoca ancora la possibilità di indire uno sciopero generale. Noi non escludiamo nulla, l'importante è che il governo cambi queste politiche. Se questo non avviene, noi intendiamo proseguire, useremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. A Roma invece la manifestazione per la vita. Leonardo Possati. La pioggia non ha fermato l'entusiasmo di decine di migliaia di persone che questo pomeriggio hanno sfilato per le vie di Roma da tutta Italia. Sono venute per ribadire l'importanza e la bellezza della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Per costruire una società che sia davvero civile ed inclusiva bisogna rispettare la vita, dal concepimento alla morte naturale. Noi siamo, secondo anche l'insegnamento che Papa Francesco ci ha dato, assolutamente contrari alla teoria dello scarto, nessuno deve essere scartato. Scegliere la vita non solo è urgente, non solo è necessario, ma è anche bellissimo, per questo questa festa. Il cardinale Zuppi nel suo messaggio di saluto ha sottolineato l'importanza in una società come la nostra, vecchia e impaurita, di difendere la vita e la famiglia. Posso chiedervi da dove venite? Da Verona. E perché siete qui oggi? Perché crediamo nella vita e scegliamo la vita. Assisterla.
accoglierla, le madri in difficoltà accoglierle dal punto di vista economico, anche umano, come dire, sostegno umano, no? Ecco. E lo stesso il termine della vita, insomma, ecco. Per me la vita è qualcosa di prezioso, non viene da noi, viene da Dio, e quindi non è una cosa che possiamo decidere di levarla o di toglierla. È bello accogliere la vita? Certo che è bello, sì, no. Noi, perché è un impegno, una responsabilità e diciamo è un donare se stessi. La banalizzazione dell'aborto, l'utero in affitto, l'eutanasia, la denatalità, a tutto questo la gioiosa manifestazione di oggi vuole dare risposte. Se l'Italia vuole ripartire, può farlo da qui. A Milano adesso, dove è in corso la fiera Wish for a Baby dedicata alla fertilità, contestazioni all'esterno anche da gruppi di femministe contrarie a fare della maternità un prodotto commerciale. Cesare Cavoni. Alla fiera della fertilità su una cosa sono quasi tutti d'accordo: le donne non sono uteri da affittare, anche se già chiamarla fiera sa di circo Barnum. Siamo alla periferia di Milano, in via Mecenate, a pochi metri dall'entrata. Lega, Fratelli d'Italia, associazioni femministe in difesa della famiglia stanno protestando contro l'evento. Faremo questa battaglia, non ci arrendiamo anche. In ogni caso ferma la condanna da tutti gli angoli della politica, colleghe e PD che hanno presentato un ordine del giorno che è stato approvato in aula per dire no alla fiera, anche se la fiera poi l'hanno messa in piedi lo stesso. E cosa offre questa fiera? Siamo qua oggi contro questa fiera del bebè per dire di no all'utero in affitto e per dire di no anche alla riproduzione artificiale dell'umano come nuovo, normale modo di venire al mondo. Questa è una fiera dell'utero in affitto, qui le coppie eterosessuali possono recarsi, fissare un appuntamento con una clinica di Atene. E cosa offre questa clinica? La maternità surrogata all'estero. Ma gli organizzatori respingono le accuse. Non parleremo di utero in affitto, le cliniche che sono qui non promuoveranno in alcun modo l'utero in affitto, stiamo parlando di un divieto assoluto della nostra normativa. Cliniche e aziende dunque ci sono, ma si muovono con circospezione. Chi entra trova conferenze sulla fertilità e una quindicina di stand. Uno di questi è di Krios, un'azienda danese che ha una grande banca del seme. Sul loro dépliant c'è scritto che si può scegliere dalla più vasta selezione di donatori al mondo e c'è l'offerta promozionale che recita: trova il donatore giusto per la tua famiglia nella nostra lista online gratuita. C'è anche la possibilità di vedere una foto del donatore da adulto per capire come sarà il bambino. Per i prezzi bisogna andare online, visto che in Italia la commercializzazione è vietata dalla legge 40. Insomma, come sintetizza la Rete per l'inviolabilità del corpo femminile, associazione femminista, qui non curano l'infertilità, ma creano un prodotto e aggiungono: è una vergogna che a Milano succedano cose del genere. Insomma, la parola vergogna su questi temi spunta anche da sinistra. Il diavolo è felice se sparliamo e litighiamo, così Papa Francesco. Paolo Fucili. Francesco è atteso di buon mattino fuori della porta di casa. I cappellini rossi sono dei quasi 1000 cresimandi e cresimati di Genova, pellegrini a Roma. Sapete chi è che ha inventato il litigare? Chi lo sa? Come? Diavolo! In aula Nervi invece sono 1600 i foulard gialli dei pellegrini di Spoleto, venuti a celebrare così la dedicazione 825 anni fa della loro cattedrale. Comunicare la fede è questione anzitutto di bellezza, e la bellezza non si spiega, si mostra, esorta Francesco. Perciò nella Chiesa ciò che si testimonia è più importante di ciò che si predica. E l'importante, aggiunge, non è quel che finisce in prima pagina, bensì preghiera, carità fatta di nascosto, forza del perdono, i sacrifici dei pastori, i tanti santi della porta accanto, ed è tempo di concentrarsi sulle vere priorità, cioè preghiera, carità e annuncio, non più su aspetti esteriori. E attenzione, ripete, al virus della lamentela. Perché le cose che non vanno sono tante. I tempi passati erano migliori, il parroco di prima era più bravo, e questa musica di lamentarsi. Udienza anche al capitolo dei Monfortani, a cui Francesco ricorda infine di avere consacrato Russia e Ucraina l'anno scorso al cuore immacolato di Maria. E a voi che siete compagnia di Maria chiedo di rinnovare questo atto di affidamento e questa supplica.
A Torino, dove è in corso la 35esima edizione del Salone del Libro, grave atto di intolleranza contro la ministra della famiglia Eugenia Roccella, la quale è stato impedito di tenere l'incontro al quale doveva partecipare è stato impedito da un gruppetto di contestatori per motivi di democrazia a voi sconosciuti. Lascio il palco, ha detto Roccella. 20 attivisti sono stati riconosciuti e denunciati dalla Digos per violenza privata. Buon compleanno Albano, il cantante di Cellino San Marco compie 80 anni. Esisti tu nei miei pensieri. Preferisce dire che ha compiuto 4 volte 20 anni Albano, e siamo proprio d'accordo con lui. Per la voce, l'energia, la sua gioia di vivere, l'entusiasmo e la passione con cui canta, ha il cuore sempre giovane. Come dire 80 anni e non sentirli? Nato a Cellino San Marco, provincia di Brindisi, Albano arriva al successo nel 1967 con la canzone Nel Sole, che poi diventa anche un film. Sul set incontra Romina Power, con la quale si unisce in matrimonio 3 anni dopo. Un legame sentimentale, ma anche artistico. Cantano in coppia, portando al successo brani come Felicità, Nostalgia Canaglia, Ci Sarà. Cantautore, personaggio dello spettacolo e attore, Albano Antonio Carrisi nel corso della sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, ottenendo 26 dischi d'oro e 8 di platino. I festeggiamenti per il suo compleanno sono iniziati già all'ultimo Festival di Sanremo, con la straordinaria partecipazione come super ospite in trio con Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Sono arrivato a 4 volte 20 e mi sto già allenando da domani per le 5 volte 20. Come sono stati questi anni? Bellissimo, bellissimo. Non è mancato niente. Grandi temporali, grandi giornali di sole, grandi giornali di freddo, grandi giornali di serenità, perché questo è il senso della vita. Grazie a tutti voi per il grande ascolto, grazie a tutti quanti voi per le emozioni che mi avete dato, perché sì, chi canta dà emozione, ma credetemi, si ricevono anche. Un abbraccio a tutti voi e a presto. Ciao! Una pausa, tra poco. Di nuovo in diretta, torniamo nel Ravennate con il nostro inviato Maurizio Dischino per un rapido aggiornamento sulle conseguenze dell'alluvione. Maurizio, ci siamo? Mi senti? Sì, ti sento Barbara, mi trovo sempre nella frazione Fornace Zarattini di Ravenna, sono entrati in delle pompe per travasare l'acqua dall'area alluvionata al canale Magni per cercare un po' di liberare questa zona commerciale. E poi le squadre di terra della Capitaneria di Porto di Ravenna oggi sono state in altre 2 frazioni di Ravenna, Lavezzola e Sant'Angelo, per informare le popolazioni che è consigliabile l'evacuazione. Questi sono gli ultimi aggiornamenti. Barbara, a te la linea. Grazie Maurizio, buon lavoro, è tutto. Vi lascio alle previsioni del tempo e alla diretta della messa. Prossima edizione alle 20:30.